Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la Fondazione Pierre Janadda hanno presentato la mostra Henri Cartier-Bresson, collezione Sam, Lillette e Sébastien Safran, la Fondazione Pierre Janadda a Biella. Questo insieme eccezionale di fotografie costituisce una raccolta sorprendente, ricca e complessa, nonché la più consistente di opere di Cartier-Bresson in mani private. Leonard Janadda nel biellese affonda le sue radici. Sentiamo quindi dalle sue parole un commento. Per me dico che è una sorpresa vedere questa mostra, queste fotografie qua a Biella, che è la prima volta che sono esposte fuori. E non è stato facile, ma sono molto orgoglioso che sono qua a Biella, il paese della mia famiglia, il mio nonno. Che qui ci sono 150 fotografie di lui, tanti sono dedicati, come vedete qua, ha scritto lui su ogni fotografia, e questo è veramente raro. La seconda volta che vengo qua è un luogo fantastico, che potete fare grandi cose, ma ce n'è una oggi. Bisogna venire qua a vedere questa mostra unica. Sì. Sensazione fantastica, perché come abbiamo detto prima, 200.000 contatti su Facebook, quindi numeri incredibili, 1.000 persone che hanno già detto che vorranno venire a vederla, quindi un grandissimo successo, non l'abbiamo neanche ancora inaugurata, sì. Quindi di grande augurio, e come vedete penso che sono già tutti qua affascinati, voi che la vedete in anteprima, perché effettivamente 150 opere, tutte una più bella dell'altra, quindi veramente una magnifica mostra. Venite a vederla, assolutamente. Una grande opportunità per il territorio, per la fondazione, e un gemellaggio magico tra queste due fondazioni, Janadda e Cassa di Risparmio di Biella, in un luogo come Palazzo Gromolosa, che ha delle potenzialità che vanno ben al di là del nostro territorio. Quindi speriamo che vada veramente bene, e siamo sicuri che porterà tanta gente a Biella.